Amici, sono qua in Germania adesso a Ulma. Come vi faccio vedere qua la piazza dove c'è il teatro. È una città abbastanza grande. È tutto tenuto al posto giusto, tutto perfetto. Oggi voglio parlarvi delle donne tedesche, delle ragazze tedesche. Non avevo mai parlato, adesso vi parlo. Se venite da queste parti, in tutta la Germania, c'è un fascino riguardo gli italiani. Se voi dite che siete italiani è già qualcosa di molto positivo, perché io mi ricordo come quando andavo in America che dicevo che ero italiano, dicevano wow, boh, forse qua non lo dicono ma comunque lo apprezzano a livello, cioè su quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda sai, l'italiano è forte per tante cose, per le macchine, per le moto, per la moda, per il cinema, per il mangiare, per tutto, no? Rimane comunque il mito dell'italiano, no? Rimane comunque il mito dell'italiano. Quindi se venite da queste parti o se conoscete qualche tedesca che sta magari in Italia o altri posti, sapete bene che la maggior parte dei casi apprezza l'italiano. Non è come andare in altri posti. Comunque la Germania, vede, pensavo che il sole non ci fosse, ma la parte sud è molto più soleggiata dalla parte nord, quindi ha dei vantaggi. Più vicino alla Svizzera, con la parte lì, la parte sud, la parte nord un po' meno sole. Comunque parliamo di donne. Le donne tedesche possono essere molto disponibili quanto riguarda a conoscere e anche sul resto delle cose, no? Non posso parlare negativamente perché ho avuto abbastanza molte esperienze positive riguardo alle donne tedesche, e quindi ve le consiglio, veramente ve le consiglio, anche se so magari ci può essere qualcosa di negativo anche lì, si può incontrare qualche brutta esperienza, ma comunque la maggior parte dei casi da italiani vi posso dire che qua è abbastanza positivo. Poi sta a voi come la volete, come non la volete. Io ve lo consiglio, in Europa è molto positiva la cosa. Poi per fare relazioni serie magari diventa un po' più difficile, o forse diventa più facile. Tutto dipende chi trovate, se vi vogliono veramente o no, se gli piace veramente a questa ragazza, a quello che sia. C'è veramente un bel sole, guarda, un bel sole. Bello, sì, proprio un bel sole. Poi di dietro c'è, la vedete la cosa della chiesa, qui è un po' stile medioevo, perché è una cittadina del medioevo vecchia. Poi dopo c'è anche il moderno che hanno costruito, diciamo, no? Qua. Giustamente in Europa tendono a diminuire le ragazze rispetto ad altri paesi, però comunque lo trovo positivo. Ma non parlo solo di Ulma, parlo di tutta la Germania, parlo di tutte le ragazze, giustamente. Dovete farle innamorare, cioè dovete fare i positivi, giustamente. Perché se iniziate male, le cose è normale che vanno male. Anche se qua c'è un'immigrazione molto alta di turchi, musulmane, sì, certo, va benissimo. Poi ci sono anche le tedesche, giustamente. Poi c'era anche molti italiani. Si può trovare un po' di tutto, comunque. Guardate che bel tram, bello moderno, bello veramente, bello, ok? Certo la popolazione tende a invecchiare in Europa, però non è come prima, non è come 20 anni fa. Per molti può essere anche difficile, giustamente, però per quanto riguarda il resto io vi ho parlato positivo delle ragazze tedesche, avendo avuto molte esperienze. Che roba, ok? Non mi basta molto, cioè mi basta molto poco tempo per spiegare, perché giustamente non ho molto da dire, posso soltanto dire che io ve le consiglio le ragazze tedesche, sì, anche se potete trovare quella sbagliata, non è che sono un mago, però si parte dal presupposto che va bene da italiano. Allora fate girare questo video, grazie a tutti. E grazie a chi è iscritto al mio canale, vi mando un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, forte da David Lacoste. E andate a vedere anche l'altro canale, DJ David Lacoste, che offre anche molti più video che qua.
bisogna, io ho due canali, uno David Lacoste Official e l'altro DJ David Lacoste, che ci sono altri tipi di video. All'inizio sembrano uguali, però molti video sono diversi, ok? Bye, David Lacoste. L'unica cosa, ricordatevi, che mi ero dimenticato, le ragazze tedesche tendono a essere molto libere, quindi dovete vedere che tipo di rapporto volete insieme, perché sono un po' come le svizzere, è giusto? Su quella questione della libertà. Dipende dal tipo di rapporto che fate. Se la trovate magari musulmana, tenderà a rispettare la religione, quindi sarà molto più diversa, no? Su quanto riguarda quello. Però non è detto che non possa andare bene, no? Ognuno ha la sua, chi è libero, l'altro esce, però quando non si esagera con la libertà, tutto va bene. Giustamente tutto dipende da voi. Io vi ho detto tutto. L'unica cosa che potete riscontrare, ma il resto è tutto positivo, ok? Bye. Comunque, riguardo alla libertà, mi ero scordato di parlare. Quando avete un rapporto con una ragazza di qua, dovete mettervi d'accordo prima, perché riguardo alla libertà qui sono un po' molto più libertine, quindi dovete voi vedere come mettervi d'accordo. Se non incontrate, perché qui c'è una alta popolazione, magari anche di origine turche, ma anche musulmane, quelle sicuramente magari tendono di più a essere meno libere, comunque nel senso a rispettarvi nel modo che non usci, non, nel senso che volevo dire, la musulmana tende più a stare a casa, più tranquilla, l'altra magari tende magari a uscire, opporsi, può succedere anche che vuole andare in ferie da sola, ma adesso questo succede in tutta Europa, comunque le donne non sono come una volta, però qui era solo per spiegarvi cosa potete andare incontro, alcune difficoltà, ma comunque sicuramente su altro andrete bene, comunque. Anche dall'est, e quindi le ragazze possono essere mischiate, c'è un mescolio di tutto qua in Germania, quindi io ve lo consiglio.